Cominciamo così la nostra prima, il nostro primo incontro con questa registrazione video proprio per illustrare già in prima battuta quelli che sono gli eventi, i piccoli eventi che abbiamo pensato per questa estate calda 2012 che comincia in realtà già dalla metà di giugno, ma con l'approvazione del bilancio di qualche giorno fa si protrae per questo mese di agosto e arriva appunto fino ai festeggiamenti della Madonna del Perpetuo Soccorso a metà di settembre. Abbiamo utilizzato un budget di risorse molto esiguo, cercando di valorizzarlo il più possibile, con tutta una serie di eventi che appunto partiranno sono già partiti dalla metà di giugno, ma partiranno ufficialmente, insomma, a ruota continua già dal primo di agosto. Senza dimenticare però tre concetti essenziali che vorremmo ogni anno, sempre per la durata del nostro mandato, ricordare. Regalbuto come architettura, arte e ambiente, tre concetti essenziali che dovranno essere la linea che ci condurrà verso una migliore promozione del nostro territorio. Ci saranno molti eventi durante questo mese di agosto e i primi giorni di settembre. Uno per tutti, ricordo ad esempio la partecipazione ai nostri eventi di Mario Incudine, che è ormai un grande autore della musica popolare, della musica mediterranea. E insieme a una serie di mostre d'arte, mostre di pittura, a delle mostre fotografiche, alla presentazione di un libro proprio sul nostro territorio, con la presentazione dei risultati sulle grotte annesse al convento di Sant'Antonio Extramenia. Da quest'anno parte anche questa nuova esperienza che abbiamo voluto mettere in rete, tramite un sito di promozione turistica destinazionerecalbuto.it, dove già trovate tutto il calendario con tutte le date, gli eventuali aggiornamenti giorno per giorno e che vi potrà seguire durante la nostra estate. Un calendario di piccoli eventi, ma credo anche di grande qualità, che sarà un po' anche il richiamo, speriamo il richiamo per i nostri emigrati e per tutti i visitatori che vorranno partecipare alle nostre attività estive del 2012. Per una migliore vivibilità del centro storico abbiamo pensato non solo di chiudere l'area del centro storico con una zona a traffico limitato, ma di dare la possibilità a tutti di utilizzare l'autobus urbano in maniera gratuita. Quindi sarà gratis per tutti dal 1° di agosto al 19 di agosto. Buona estate a tutti, buon divertimento con Regalbuto e i Regalbutesi.